Buonasera e bentrovati nella terza edizione del TG6 che apriamo parlando di altri sviluppi dell'inchiesta Earthquake imperniata su un presunto giro di tangenti nella ricostruzione post-sisma, in particolare nei comuni di Bussi sul Tirino e di Bugnara, perché non sono più agli arresti domiciliari i sei indagati dell'inchiesta. Stamani il GIP del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, ha firmato la revoca delle misure cautelari. Nonostante questo, il quadro indiziario resta confermato. Il servizio. Revocati gli arresti domiciliari per tutti e sei gli indagati sottoposti alle misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta Earthquake sul presunto sistema di tangenti relativo alla ricostruzione post-sisma in Abruzzo e in particolare nei comuni di Bussi sul Tirino in provincia di Pescara e Bugnara in provincia dell'Aquila. Il GIP del Tribunale del Capoluogo Adriatico Gianluca Sarandrea questa mattina ha firmato la revoca degli arresti per Angelo Melchiorre, indagato in qualità di responsabile tecnico del comune di Bussi e dell'ufficio territoriale per la ricostruzione numero 5, mentre ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nel comune di residenza per Emilio Di Carlo, direttore dei lavori e progettista degli aggregati 43 e 45 del comune di Bussi sul Tirino, per Marino Scancella, architetto incaricato della progettazione dell'aggregato 30 del comune di Bussi, per l'imprenditore umbro Stefano Roscini, per l'ex colonnello dell'esercito Giampiero Piccotti e per il tecnico ed ex consigliere del comune di Gubbio, Angelo Riccardini. Per quanto riguarda Di Carlo, Scancella, Riccardini e Roscini, il GIP ha disposto anche il divieto temporaneo dell'esercizio della propria attività professionale. I pubblici ministeri Anna Rita Mantini e Mirvana Di Serio, titolari dell'inchiesta, avevano espresso parere negativo su tutte le richieste di revoca degli arresti, ad eccezione di quella a carico di Piccotti, che avevano avallato per motivi di salute. Un 46enne residente a Montesilvano è morto nella tarda mattinata in seguito ad un malore che lo ha colto mentre era in sella alla sua bici sulla strada provinciale 151 nel territorio comunale di Moscufo. Dopo l'allarme, sul posto è arrivato il personale del 118 con l'elicottero e con una autoambulanza, ma i medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Montesilvano. Ustionata in modo grave dall'esplosione di un contenitore con alcol che stava usando per accendere una stufa, una donna trentenne a Roccavivi, frazione di San Vincenzo in Valle Roveto, in provincia dell'Aquila. La donna è stata trasportata d'urgenza in eliambulanza al reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. L'allarme è stato dato da una donna del posto che ha sentito urlare la donna rimasta coinvolta nell'incidente. E ora parliamo del premio Borsellino, con la visita questa mattina nell'ambito del premio di Don Agnello Manganiello, il parroco, l'ex parroco di Scampia, impegnato nella lotta contro la camorra, e di questo ha parlato quest'oggi. La camorra è considerata come un ammortizzatore sociale. I giovani disoccupati cadono nella tentazione di quella ricchezza facile. La malavita offre anche le spese per le cure mediche. Riuscire a rompere questo legame è difficile, ma qualcuno ci prova e mette perfino a rischio la propria vita. Un prete che si è rifiutato anche di dare la comunione ai camorristi. Si chiama Don Agnello Manganiello e a Pescara incontra i giovani studenti del liceo scientifico Galilei in occasione del premio Borsellino. Ho rifiutato la scorta perché mi è sembrata una scelta inerente al mio essere sacerdote, al mio DNA. No? Al sud le mafie sparano, le mafie esprimono, manifestano la loro potenza, no? La loro potenza di fuoco, ma anche la loro potenza economica, e lo fanno con una sfrontatezza immane. Ecco, al nord le mafie ci sono comunque. Cambiano le modalità, cambia lo stile, cambia il modo con cui le mafie agiscono. Non si sceglie la potenza di fuoco, ma una strategia più subdola, più silenziosa. Se è vero che le mafie ti permettono anche dei guadagni enormi, no? Ecco perché questo affascina tanti ragazzi, soprattutto al sud, dove la disoccupazione è cronica. Scampia il 75% di disoccupazione. E quindi
Questi sono elementi che inducono i ragazzi ad entrare nella manovalanza mafiosa. Però c'è da dire che, e lo diciamo e lo dico continuamente, l'epilogo, l'esito, il futuro è racchiuso o in un carcere o in una botta alla testa. E vale la pena? Vale la pena? Ecco, mi chiedo, non vale la pena buttare la vita così per qualche soldo in più in tasca? Cambiamo pagina. Enrico Rossi a Pescara, il governatore PD della Toscana, affronta il tema del referendum costituzionale con riflessioni sulle questioni fondamentali della riforma e non risparmia critiche alle lotte interne nel partito. Questo fatto di una riforma eccessivamente schiacciata su un'idea di efficientamento avrebbe dovuto, potrebbe ancora essere compensato da una sinistra che si pone di nuovo i problemi della partecipazione. E allora i problemi della partecipazione sono problemi di partiti, come si organizza il popolo nei partiti. Dovremmo avere anche qui il coraggio di fare una legge. L'idea di togliere ogni finanziamento pubblico, siamo certi che sia la panacea di tutto, o non rischiamo piuttosto di avere una politica condizionata dai poteri forti, da chi ha i soldi, da chi può investirci? Che idea di partiti abbiamo? È giusto che ci siano partiti che non rendano conto in nessun modo della propria vita democratica? È possibile che questo paese abbia partiti padronali? È un tema serio, non è un tema ininfluente per la democrazia. Non basta risponderci, ma io non aderisco a quel partito. Possiamo stabilire forme di partecipazione alla vita democratica degli enti locali che siano anche forme di partecipazione organizzata? Comitati, gruppi di quartiere, associazioni. Io capisco che la vecchia democrazia organizzata per circoscrizioni, alla quale anch'io mi sono formato quando ero giovane, ormai è superata, ma da lì a niente, come ormai per gran parte delle città, se non le città più popolose. Siamo certi che sia la strada giusta? Ecco. Un appello alle istituzioni abruzzesi per salvare il collegamento ferroviario Pescara-Roma. A farlo è il parlamentare di SEL Sinistra Italiana Gianni Melilla, che denuncia lo stato di abbandono dei vagoni e del servizio. Pescara-Roma su rotaie, 4 ore di viaggio in condizioni scadenti per una tratta che nel secolo scorso impiegava solo 3 ore. Il parlamentare SEL Gianni Melilla attacca duramente la regione per la disparità di trattamento dei collegamenti abruzzesi rispetto al resto d'Italia. A 24 ore dall'annuncio del consigliere regionale D'Alessandro, che invece prospettava una riduzione dei tempi di percorrenza e uno slancio verso il miglioramento del servizio. Speriamo che Trenitalia questa volta rispetti la promessa di un treno veloce su Pescara-Roma. Solo che questa promessa l'ha fatta pure l'anno scorso, l'ha fatta 2 anni fa, l'ha fatta 3 anni fa, quindi la regione deve essere molto attenta a costringere Trenitalia a trattare i cittadini abruzzesi come dei cittadini italiani, non di serie B, perché purtroppo in questa regione il trasporto ferroviario è assolutamente insufficiente, carente, i treni utilizzati sono sporchi, d'inverno non riscaldano, non sono climatizzati d'estate, l'offerta di treni è insufficiente. I tempi di percorrenza sono inaccettabili per quanto riguarda per esempio la Pescara-Roma, non è possibile andare a Roma in 4 ore quando nel secolo scorso ne impiegavamo 3. Quindi occorre intervenire prima che questa tratta ferroviaria sia soppressa, come è successo con la Pescara-Napoli, perché se non è competitivo il cittadino sceglie un altro mezzo di trasporto per andare a Roma, e così sta succedendo, si ricorre al mezzo privato, alla macchina o all'autobus e via autostrada si va a Roma con 2 ore e mezzo. Il nuovo bando per l'affidamento in concessione della sorgente di Canistro è pronto per essere pubblicato. C'è attesa da parte dei 75 lavoratori della Santa Croce che rischiano il licenziamento. Intanto prosegue il contenzioso tra l'imprenditore Camillo Colella e la Regione Abruzzo. È solo questione di ore per la pubblicazione del nuovo bando per l'affidamento delle sorgenti d'acqua di Canistro.
L'annuncio lo ha fatto il vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli, che ha assicurato anche sulle clausole per garantire un piano industriale e un futuro occupazionale all'azienda. Il nuovo bando è il passaggio più atteso per la soluzione della vicenda Santa Croce, la società che imbottiglia l'acqua minerale nello stabilimento aquilano di Canistro, a cui la regione ha revocato la concessione e chiuso la sorgente per irregolarità nel DURC, rilievi per la verità sempre rigettati dall'azienda, che per questo motivo ha avviato un duro contenzioso con l'ente. Negli stabilimenti di Canistro attualmente sono in forza 75 dipendenti, di cui oltre 50 in cassa integrazione a rotazione. Per loro però a fine novembre si potrebbero spalancare le porte del licenziamento, visto che la proprietà, in capo all'imprenditore molisano Camillo Colella, ha attivato le procedure di mobilità. Lolli ha confermato anche che il nuovo bando recepirà le istanze dei sindacati e del territorio in un percorso condiviso, affrontando le incognite maggiori legate proprio al fatto che la proprietà dello stabilimento resti alla Santa Croce, così come il marchio, e che un nuovo imprenditore dunque si troverebbe nella condizione di doversene costruire un altro. Lolli ha spiegato che il bando deve tenere conto del ventaglio di scenari che potrebbero verificarsi e in questo caso dell'anomalia del sito da dare in concessione con lo stabilimento di proprietà di un'altra società. Il comune di Canistro, ha continuato Lolli, ha messo a disposizione i terreni per fare eventualmente un nuovo stabilimento con la possibilità di allaccio alle condutture della sorgente. Il vicepresidente della regione ha ribadito anche che nel bando sarà dato massimo rilievo al riassorbimento delle maestranze, premiando i candidati che si impegneranno a riassorbire gli attuali lavoratori a parità di professionalità. In più ci sarà la clausola della procedura VIA, cui dovrà essere sottoposto il progetto industriale, la cui assenza è stato motivo del ricorso al TAR e dell'annullamento del precedente bando. La segreteria provinciale di Pescara della Faisa Cisal, che ieri ha proclamato lo sciopero con un sit-in davanti alla sede della TUA a Pescara, fa sapere che l'adesione è stata pari all'80% degli aventi diritto per il servizio urbano della città di Pescara, dove le problematiche, scrive il sindacato, sono più sentite rispetto al resto della provincia, che ha visto un'adesione del 15% degli aventi diritto. Alla base della protesta di ieri, la mancata applicazione di parti importanti del contratto aziendale firma il 26 ottobre del 2015 sul servizio urbano della città e di numerose problematiche relative agli impianti fissi e di manutenzione. E ora ci spostiamo all'Aquila e cambiamo pagina in vista delle amministrative del 2017. Gianfranco Giuliante, ex assessore regionale, parla della confusione che regna in seno al centrodestra. C'è chi resta a bordo campo non come allenatore in riserva, come spettatore appassionato, ma perché semplicemente non capisce ancora che gioco si stia giocando. Il caso di Gianfranco Giuliante, ex assessore regionale di Forza Italia, dell'ala degli ex Alleanza Nazionale. La partita cosiddetta è quella della candidatura a sindaco dell'Aquila nelle elezioni amministrative del 2017, da parte di un centrodestra in cui sono tanti galli a cantare. Giuliante ha fatto gli onori di casa per la visita del senatore Altero Matteoli all'Aquila per sostenere le ragioni del no al referendum del prossimo 4 dicembre. Un evento non di partito è stato precisato, ma organizzato dalla fondazione di Matteoli, Libertà e Bene Comune, un evento non di popolo ma semplicemente davanti ad una folta platea di cronisti. Non è un mio ritorno in campo, ha precisato Giuliante a margine dell'evento, è solo una conferenza ed io in questo momento sto cercando di capire le dinamiche di una politica che non comprendo più, in cui spesso e volentieri la variabilità è di natura personale. Io sono funzionale o perlomeno riesco a muovermi nell'ambito di un progetto e fino a quando non vedrò questo evidentemente rimarrò ai margini di questa partita perché non mi interessa ciò che si gioca a titolo personale. E dicono che il centrosinistra è più forte se non altro perché c'è il filotto governo, regione e comune e poi soprattutto perché gestisce ormai da anni la appetitosa torta della ricostruzione che ovviamente crea consenso. Guarda, io sono convinto di una cosa, che un approccio come quello che tu stai sottolineando, che peraltro è un approccio reale, è in realtà la replica di ciò che da moltissimi anni questa città vive e che comunque sottolinea quello che ritengo sia il dato che mi è più difficile digerire. Questa è una città che ha perso identità, questa è una città che ha perso orgoglio, questa è una città che è la parodia di se stessa rispetto ad un passato che l'ha vista protagonista.
Proseguono le iniziative del Comitato di Penne Giardini nel Cuore, nato a seguito della chiusura dell'Istituto Scolastico Pennese per problemi legati alla vulnerabilità sismica. Il Comitato si batte per far rientrare i bambini a scuola in piena sicurezza. La prossima settimana intanto stop ai doppi turni, le lezioni si terranno di mattina. Diciamo che la situazione è molto complessa, quello che a noi ci dispiace tantissimo è il fatto di una chiusura così improvvisa, permettetemi di dire anche devastante per la cittadinanza, della Mario Giardini sita in via Caselli. Noi quello per cui ci stiamo battendo, e lo ripetiamo dall'inizio, nella nostra apartiticità, non siamo legati a nessuna forza politica, ci stiamo battendo per far rientrare i nostri bambini a scuola non solo, ma in sicurezza. Non ci interessa scuola nuova, non ci interessa scuola vecchia, quello che ci interessa è la sicurezza dei nostri bambini. Ma c'è un'attenzione particolare perché c'è un tema importante che riguarda la sicurezza dei nostri studenti e quindi dei nostri edifici. Noi nei giorni scorsi, anche in virtù degli eventi sismici del 24 agosto scorso, ci siamo immediatamente adoperati per fare una ricognizione sulle scuole superiori, sui quali tra l'altro già in passato abbiamo fatto degli interventi di ristrutturazione e di messa in sicurezza. Stiamo tentando di tranquillizzare, come è giusto che sia, in questo momento sia le famiglie e sia i ragazzi, per garantire a tutti una adeguata sistemazione e ovviamente affinché anche questo non si ripercuota anche sulla qualità dell'attività didattica. Non c'è stata nessuna comunicazione se non quanto è stato detto nella tornata elettorale scorsa, che l'attuale amministrazione era contraria alla delocalizzazione. Non avendo avuto notizie diverse, a me giungono invece informazioni che attualmente si sia completato l'iter procedurale e quindi probabilmente a breve l'impresa, avendo anche confermato la Regione Abruzzo il finanziamento, una parte del finanziamento per la costruzione della nuova scuola, ha ricevuto il permesso a costruire, quindi credo che si sia completato l'iter amministrativo per poter procedere. Il Centro Servizi per il Volontariato di Teramo e i volontari teramani hanno presentato le campagne di comunicazione sociale su povertà e disabilità. Si tratta di manifesti 6x3 che saranno affissi a Teramo, Giulianova e Roseto e che hanno l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica a sostenere ogni forma di disagio. Il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Teramo ha organizzato la giornata della comunicazione sociale, un evento dedicato alla promozione delle campagne di sensibilizzazione realizzate dai volontari teramani su alcuni temi particolarmente attuali. L'evento, organizzato con il sostegno del Comune di Teramo e della Fondazione Tercas, è strettamente legato ai laboratori formativi sulla comunicazione, organizzati annualmente dal CSV in favore delle associazioni. Un'esperienza ancora più esaltante che ci spinge a continuare a lavorare in questa direzione, perché abbiamo verificato che lavorare insieme poi produce non solo un'attività formativa, ma anche un momento di risultato ottimale. Quest'anno lo scopo è stato quello di costruire insieme ai volontari alcune campagne di comunicazione sociale per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della povertà e della disabilità e per promuovere una maggiore adesione all'opera e alla solidarietà espresse gratuitamente nel mondo del volontariato. I manifesti sono stati affissi a Teramo, Giulianova e Roseto degli Abruzzi. È importante dire che non esiste una risposta univoca, nel senso che a seconda del tema, del target, a seconda del soggetto comunicante, la campagna può essere essenzialmente diversa. Se possiamo o vogliamo trovare un elemento comune, questo elemento comune è la capacità di emozionare, di catturare le emozioni di chi ascolta, perché l'emozione è capace di entrare nel profondo delle motivazioni per cui le persone fanno dei comportamenti. Oggi l'emozione è padrona della comunicazione pubblicitaria e nella comunicazione sociale questo è ancora più importante. Per pensare a questa campagna di comunicazione sociale, da cosa sei partito? L'ho rappresentata semplicemente, come dicevo prima, attraverso delle immagini reali, attraverso l'immagine di persone che soffrono di emarginazione, quindi sono chiuse in se stesse, hanno paura ad affrontare a volte anche il mondo esterno perché si sentono inadeguate. Riapre l'Enoteca regionale d'Abruzzo grazie all'aggiudicazione del bando al Consorzio di tutela del vino per 3 anni. L'inaugurazione è prevista per il prossimo 28 di ottobre.
Assessore Pepe, riapre l'enoteca regionale con una formula completamente diversa. Una formula assolutamente arricchita grazie alla collaborazione del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzesi che si è aggiudicata la gara per la gestione triennale della nostra enoteca. Possiamo dare un impulso importante soprattutto per quanto riguarda la promozione sia a livello nazionale ma soprattutto per quanto riguarda l'export e le manifestazioni fieristiche. Il 28 riapriremo nell'ambito di Open Day Abruzzo questa importante struttura di promozione del nostro vino abruzzese. Vogliamo che l'enoteca regionale diventi la casa del vino abruzzese, dove oltre al Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo, anche tutte le associazioni abruzzesi che si occupano di vino, promuovono il vino, come il Movimento Turismo del Vino, le Donne del Vino, le Città del Vino, possono avervi sede e possono dare anche un contributo forte attraverso manifestazioni che si dovranno svolgere in quella sede e non solo. Infatti una prima bozza di programma fino a marzo prevede già anche altre iniziative fuori dalla sede regionale di Palazzo Corvo a Ortona, anche in altre location in giro per l'Abruzzo. Gli Open Day Winter saranno dedicati in particolare anche al centenario di Tosti e faremo un'inaugurazione molto molto in sincronia con loro attraverso concerti musicali, degustazioni, per cui è anche un'occasione per legare il vino all'arte, alla musica del nostro territorio. L'enoteca può rappresentare un punto di riferimento per la promozione del vino e non solo, della nostra agricoltura nel suo complesso. La struttura di Ortona noi vogliamo diventi la casa del vino dell'Abruzzo e per questo ci stiamo impegnando insieme ovviamente al Consorzio di Tutela che rappresenta tutto il vino abruzzese. Torna le vie dello Zafferano, la manifestazione di San Pio delle Camere sull'oro rosso DOP. Novità di quest'anno la partecipazione delle università abruzzesi. Torna il 28, 29 e 30 ottobre la manifestazione Le Vie dello Zafferano, raccogli, conosci e degusta. Un evento che insieme alla promozione e alla divulgazione della pregiatissima spezia rossa vuole portare alla ribalta un territorio con le sue tradizioni. Quest'anno il programma si amplia partendo dal venerdì alle ore 15 a Navelli a Palazzo Santucci. Grazie all'intervento dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, la preziosa spezia sarà protagonista di un workshop di 2 giorni dal titolo Lo Zafferano dell'Aquila DOP, tradizione e risorsa del territorio. 2 giorni di workshop durante i quali i relatori dell'Università e attori del territorio dello Zafferano dell'Aquila saranno coinvolti in una discussione su proprio l'oro rosso d'Abruzzo, la nostra spezia, il nostro prodotto di punta. L'ultima giornata partirà molto presto, quando tutti giù dal letto alle 7 si andrà sul campo a raccogliere lo zafferano. Le aziende agricole e di coltivatori locali accoglieranno i visitatori che vorranno condividere tra la rugiada la magia che si ripete da secoli nelle campagne dell'Aquilano. L'appuntamento è per tutti al campo sportivo di San Pio delle Camere. E poi ancora nella giornata mostre mercato dei prodotti locali ed un percorso degustazione tra le vie del borgo di San Pio delle Camere di 4 portate allo Zafferano dell'Aquila ideato e realizzato per l'occasione in squadra dai ristoratori del territorio e da William Zonfa, chef della Magione Papale, una stella Michelin. E siamo riusciti a fare il gioco di squadra, cioè quello di riuscire a far raccontare il nostro territorio tramite Zafferano a 4-5 ristoratori che per me loro sono i veri e i primi protagonisti di questa edizione, che racconteranno dall'antipasto al dolce il valore e il profumo di questa grandissima spezia dello Zafferano. Il pomeriggio della domenica alle 16.30 sarà proprio William Zonfa, ambasciatore nel mondo dello Zafferano dell'Aquila, che interverrà con il suo racconto di un viaggio allo Zafferano.
Ed ora apriamo la pagina dello sport, parliamo di Serie A con un Pescara in emergenza in vista della gara di domani alle 12.30 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Sono 19 i calciatori convocati dal tecnico biancazzurro Massimo Oddo, tra questi 19 anche il terzo portiere Aldegani e il difensore Crescenzi che ha recuperato in extremis. Non ci sono invece Baybeck e Verre, oltre a tutti gli altri giocatori lungodegenti, tra cui anche i vari Ghiomber e Manai. Dunque in attacco ci sarà ancora spazio nel ruolo di centravanti per Caprari, alle sue spalle Benalì e Brugman, poi Memusciai e Cristante agiranno in mediana ai fianchi di Aquilani. Fornasiera al posto dello squalificato Coda, mentre Zampano tornerà titolare sulla destra. L'ex Pepe, non ancora al meglio, partirà dalla panchina. Ascoltiamo come ha presentato questa gara il tecnico Oddo. Evidentemente se una squadra come l'Udinese ha cambiato e l'Udinese aveva anche nel momento in cui ha cambiato qualche punto in più di noi, vuol dire che le aspettative erano superiori. Penso che sia la realtà questa. E non credo che insomma la dirigenza friulana sia una di quelle dirigenze che cambia a sproposito come fanno altre. Quindi probabilmente, anzi sicuramente, le aspettative erano superiori. Ho visto una squadra molto ordinata in campo a Torino, che ha fatto un'ottima partita. È una squadra che ha grandi valori tecnici, perché ha giocatori forti. Settimana ho letto di un Udinese che lotterà per la salvezza e quant'altro. Certo, può succedere di tutto, ma se l'Udinese deve lottare per la salvezza, insomma, c'è da preoccuparsi. Se Pepe mi garantisse in questo momento almeno 60-70 minuti, certamente partirebbe titolare domani. E quindi non li ha. È un gran peccato che lui non stia ancora bene, perché è un giocatore importante. Non posso essere d'accordo nel fatto, e questo è palese, che non sia in condizione. Che magari debba perdere qualche chilo e quant'altro, ma questo è frutto del fatto che non ha fatto preparazione, quindi ci mette un pochino di tempo. Questa è la verità e non possiamo negarlo. Però io vi dico una cosa, che se non fosse entrato Pepe Domenica probabilmente avremmo perso la partita. Noi dobbiamo dare assolutamente continuità al pareggio della Sampdoria, che è stato secondo me un ottimo punto, perché poi, come abbiamo detto più volte, come dice qualche giocatore esperto che abbiamo in squadra, quando non riesce a vincere è importante non perdere, ed è esattamente quello che abbiamo fatto con la Sampdoria. L'abbiamo fatto secondo me alla grande, nonostante le difficoltà. E noi domani dobbiamo assolutamente dare continuità. Noi non cambiamo la nostra mentalità, al di là poi di quelle che possono essere le difficoltà. Cioè, noi andiamo in campo per provare a fare la nostra partita, provare a vincere, provare a fare gol. Quello in cui dobbiamo migliorare è che ci siamo sempre detti, è che nel momento in cui non possiamo vincerla dobbiamo essere bravi a non perderla. Prima partita alla Dacia Arena per il neotecnico dell'Udinese Del Neri, che si affida al 4-3-3, torna Widmer a destra, coppia centrale Danilo Felipe, Samir a sinistra, in mediana ballottaggio Alfredson Jankto col primo favorito, certi di un posto sempre a centrocampo Kums e Fofana, come certo il tridente con De Paul, Terò e Zapata. Ascoltiamo le parole del tecnico Del Neri. Noi riteniamo una partita fondamentale, dimenticando Torino, perché può essere anche che Torino sia stata una partita particolare, molto con niente da perdere, per esempio, anche se poi il rammarico per la sconfitta c'è stato tutto quanto, perché si meritava ben altra sorte. E domani cominciamo ad affrontare le squadre dove noi dobbiamo cercare un attimino di avere delle responsabilità. E quindi penso sia un banco di prova molto importante, con una squadra molto veloce, gioca un ottimo calcio da quello che ho visto io nelle immagini, è motivatissima chiaramente per il primo anno di Serie A, dà motivazioni importanti, e sarà una partita completamente diversa da quella fatta a Torino. E domani, giocando davanti al nostro pubblico, dobbiamo avere quella personalità
che dobbiamo avere durante tutto l'anno. E sarà un banco di prova molto importante e molto impegnativo. Direi che è il primo banco di prova importante per noi. Ecco. Ha perso, sì, però ha fatto 4 pareggi importanti, ma anche nelle sconfitte è stata sconfitta lottando, perché con l'Inter l'ho vista, ha fatto una buona gara, col Chievo l'ho vista, ha perso gli ultimi minuti. E quindi bisogna dare atto a questo, che col Torino ha fatto 0-0 in casa e Torino non è una squadra semplice da affrontare, quindi è una squadra che ha le sue DNA di gioco, nel suo DNA la voglia di fare bene, e quindi noi dobbiamo stare molto attenti e cercando di prendere la partita nelle dovute maniere, con la giusta attenzione, anzi direi con attenzione massimale. E ora la Lega Pro, pomeriggio disastroso per il Teramo, che è stato battuto a domicilio per 3-1 dall'Albino Leffe. Dopo la partita è scattata anche la contestazione dei tifosi. Vediamo il servizio della partita e poi la conferenza nel post gara del vicepresidente del Teramo, Ercole Cimini. Se non si fosse capito quanto è preoccupante la situazione del Teramo, a dare una certificazione ufficiale di questo inizio pessimo di stagione è l'1-3 a domicilio incassato da un tutt'altro che trascendentale quanto incerottato Albino Leffe, squadra spenta, fragile, che cade alla prima difficoltà. E se a Venezia qualcosa di buono si era comunque visto, questa volta no. Prestazione censurabile, dal marasma si salva il solito indomabile Boulevardi. Nel dopopartita la contestazione dei tifosi che arrivano fino ai cancelli con la squadra chiamata a rapporto. Come nelle attese, nel 3-5-2 Nofri sceglie Petrella al fianco di Sansovini, Steffè Mezzala e Ilari nell'insolito ruolo di metodista davanti alla difesa. Conferma per Sales. Nell'Albino Leffe recuperati in extremis l'esterno Gonzi e il centrale Zaffagnini, entrambi titolari. Quest'ultimo fa parte di una folta rappresentanza di ex aquilani con Virdis e Agnello, anche loro tra i primi 11. Out Coser e Loviso. Nelle pre-gara il tecnico seriano Alvini, ex tuttocuoio e pistoiese, aveva parlato di un Bonolis quale stadio stimolante in cui giocare. Ma la sua squadra non sembra recepire il messaggio. Il Teramo sente il peso della classifica dal canto suo. Dunque la gara non è granché bella, anche se il Diavolo riesce a imprimere un paio di accelerazioni, la prima con Steffè, bravo Cortinovis, e poi con Boulevardi. Poco prima di metà tempo, chance improvvisa per l'Albino Leffe con Virdis, che sfrutta un buco centrale della difesa su invito di Agnello, ma grazie a Rossi. E allora, scampato il pericolo, il Teramo sblocca il punteggio al 26esimo col miglior giocatore biancorosso di questa prima parte di stagione, Caparbia, l'azione personale di sfondamento di Danilo Boulevardi. Troppo passivi i giocatori seriani. Preciso il diagonale del centrocampista che firma il suo secondo gol stagionale dopo quello di Bolzano. Il Teramo non riesce però a cavalcare l'onda del vantaggio, mentre l'Albino Leffe persevera con il suo andamento sotto ritmo. Nella ripresa i seriani tornano in campo con altre intenzioni, peraltro bastano 10 minuti di pressione neanche così sostenuta per trovare la parità. Gonzi sfonda sulla destra, cross basso che trova Mastroianni prontissimo all'appuntamento con il gol dell'1-1. Seconda rete per Mastroianni dopo quella della scorsa partita contro la Feral Pisalò. Quindi al 13esimo Nofri rispolvera Luca Forte al posto di un Petrella penalizzato dal ruolo, ma nel Teramo la luce è già spenta, squadra sfilacciata e senza anima. L'Albino Leffe è come un pugile che aspetta solo il momento giusto per sferrare il knockdown, che arriva al 28esimo. Sponda di Mastroianni per Virdis, il cui tiro viene murato. Sulla palla vagante si avventa Giorgione, che d'incontro incenerisce Rossi e completa l'operazione sorpasso. Secondo gol anche per l'ex centrocampista del Savona. Nofri gioca la carta Jefferson e schiera le tre punte, ma la mossa vincente è di Alvini, che inserisce Anastasio, ed è proprio lui a chiudere la partita dopo la parata di Rossi su Mastroianni. L'estremo teramano si fa sorprendere dal destro centrale di Anastasio, che filtra nel mucchio. 1-3 e gara in ghiaccio, nonostante un paio di occasioni per i biancorossi nel finale. Ora per il Teramo è crisi nera, nerissima, senza gioco e soprattutto senza spirito. La squadra sprofonda e risalire la china in queste condizioni sarà estremamente difficile. In questi anni che siamo stati a Teramo, questo è il momento più difficile. Il momento più difficile è soprattutto capire cosa dobbiamo fare per tirarci fuori da una situazione che mai in vita nostra ci era mai capitata nel mondo del calcio, nel mondo dello sport. Quindi come due buoni padri di famiglia dobbiamo cercare di capire
quali sono le migliori scelte da fare, di compattare uno spogliatoio, di compattare soprattutto le teste, perché vedo un po' di teste fuori dai binari, e quindi cercare di capire la psicologia, di capire se intervenire in un modo forte o in un modo ragionevole. Sicuramente oggi la società, in primis il Presidente, sarà di prima persona una persona che starà vicino alla squadra, e quindi lui in primis, che è il capo famiglia, deve capire qual è la cura. Speriamo di trovarla questa cura. Scendiamo in Serie D, domani l'ottava giornata nei gironi F e G, fari puntati sull'Aquila e San Nicolò che vogliono prolungare il loro buon momento. Chieti in trasferta contro il Monticelli sul neutro di Grottammare. L'Aquila e San Nicolò a caccia del tris di vittorie. Sono queste le due abruzzesi che hanno una serie aperta di due successi e che provano ad avvicinare ancora di più la vetta. Sulla carta l'Aquila ha un impegno alla portata, ospitando al Gran Sasso d'Italia Italo a Concia, la Torres, squadra in grande difficoltà, penultima in classifica con 0 vittorie all'attivo. Per la squadra di Morgia una opportunità da non fallire, mancheranno ancora Salvetti e Bonvissuto, in dubbio Zane in mediana, davanti il tridente Valenti, Russo, Mininkleri. Nel girone F arriva la prova del 9 per il San Nicolò, che sembra aver intrapreso la giusta via coi tris alla Recanatese e al Romagna Centro. Domani la difficile trasferta con il Campobasso. Anche i molisani, dopo un avvio titubante, ora attraversano un buon momento. Al nuovo Romagnoli si attende una gara scoppiettante. Nel Campobasso dubbio Meduri. Il tecnico san nicolese Epifani ripartirà dal trio Traini, Napolano, Bisegna per scardinare la retroguardia dei lupi di Raffaele Novelli. La Vastese di Colavitto, dopo essere inciampata proprio con il Campobasso, dovrà dimostrare che quello è stato un semplice incidente di percorso. La trasferta di Pesaro pone i biancorossi aragonesi al cospetto di una squadra in salute e di una coppia d'attacco prolifica composta da Falomi, 3 reti, e lo scatenato Costantino, 7 centri, come quelli del Vastese Prisco, che domenica scorsa ha ceduto il primato dei bomber del girone a Pera del Matelica. Colavitto recupera all'Occa in difesa, gli lascerà spazio Bartoli. Manca la vittoria della prima giornata il Pineto, domani sarà la prima al Mariani Pavone per il neotecnico Amaulo dopo il punto agrodolce di Castelfidardo. La classifica non è bella e va corroborata dai 3 punti. Avversario di giornata l'Alfonsine, giovane squadra la più a nord del raggruppamento. Ancora senza punti il Chieti, che se la vedrà col Monticelli sul neutro di Grottammare. Probabile assenza di uno dei migliori giocatori del tecnico Mariani, l'attaccante Faella. Probabile esordio di Faccini al fianco di Alessandroni. Nella compagine ascolana, occhio al temibile duo offensivo Pedalino Bucchi. Tornando al girone G, situazione non facile ad Avezzano. 3 sconfitte contro 3 squadre sarde e domani trasferta proprio sull'isola a San Teodoro con la necessità di fermare l'emorragia dopo l'ottimo avvio. Difficoltà testimoniate anche dal tesseramento del figliolo prodigo Pollino, che però non è stato ancora completato perché il ritorno è poco gradito alla tifoseria. Per domani c'è il dubbio Aquino, centravanti peraltro ancora a secco di gol. In caso di forfè, Padovani al centro dell'attacco, sostenuto da Leto e Bittaie. Finisce qui la terza edizione del TG6, vi ricordo gli appuntamenti di domani, domenica sarà una lunga giornata per noi di TV6, vi terremo compagnia sin da mezzogiorno perché saremo in diretta con la nostra trasmissione diretta a stadio per seguire chiaramente la gara delle 12:30 di Serie A tra Udinese e Pescara, la cronaca e poi l'immediato post partita con le interviste dalla Mix Zone e le conferenze dei due allenatori. Poi chiaramente spazio anche alle partite di Serie D dalle 15 in poi. A seguire alle 19:30 sempre in diretta l'Abruzzo del pallone di Jacopo Forcella per il resoconto delle gare della domenica. È davvero tutto, grazie per l'attenzione, buonanotte e buona domenica.